Presidente Fontanini quest'oggi finalmente si riprende un cammino interrotto nel 1852. Sì, si è ripreso questo momento della storia, no? Sappada faceva parte del Friuli, i sappadini hanno chiesto con forza di tornare a far parte del Friuli, l'iter è stato molto lungo e complicato, prima i consigli provinciali, le due regioni e poi il Parlamento hanno dovuto votare una legge per permettere questo passaggio. Finalmente la cosa si è conclusa, ieri l'altro il Presidente della Repubblica ha firmato la legge, quindi adesso solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e poi ufficialmente al 1000 per 1000 Sappada torna in Friuli e noi siamo ben felici oggi di consegnare al sindaco di Sappada la bandiera del patria dal Friuli, perché loro facevano parte della patria del Friuli. Signor sindaco, 1852-2017, viene da dire dove eravamo rimasti? Sì, diciamo che ovviamente Sappada da sempre ha avuto questo legame con il Friuli Venezia Giulia, ne ha fatto parte, c'è stato questo distacco nel 1852, siamo passati alla provincia di Belluno, alla regione Veneto, dopo questo percorso durato 10 anni dell'iter referendario, Sappada ritorna al Friuli Venezia Giulia. Ecco, un ritorno importante perché non solo a livello economico, ma perché finalmente si ricuce quello strappo, no? Sì, diciamo che appunto per molti è un ritorno e non è un ingresso al Friuli Venezia Giulia. I legami tra Sappada e Friuli Venezia Giulia ci sono sempre stati dal punto di vista storico, ma non solo, perché sono molti, in questi 10 anni abbiamo più volte avuto modo di ripetere quelli che sono i legami dalla Curia, anche dal punto di vista economico e non solo. Quindi chiaramente c'è un legame forte e per qualcuno appunto è un, come ha detto lei, un ricucire questo strappo.